Ragazzi, sono Kappa di Goku e oggi vi porto un episodio molto speciale, nel senso che non mi ricordo chi, parto sempre così i miei video, mi ha fatto notare che mi ero dimenticato poi di rifare l'episodio che era saltato, perché non so perché, non mi ricordo adesso, forse non era andato l'audio, non registrava l'audio, il video, boh, vabbè. E quindi devo recuperarlo e gli ho chiesto se voleva che lo facessi, mi ha detto di sì e allora nessun problema, sono qui a rifare l'episodio che non avevo fatto, che ho controllato e inizia da qui perché l'ultimo pezzo era in cui, come si chiama? Adesso me lo ricordo, aspettate, Goku, ecco sì, si scambia il corpo con quell'idiota di Ginyu. E quindi Goku perde il suo corpo e gli entra dentro Ginyu e quindi adesso devo sfidare Vegeta, Whis, poi devo sfidare Goku, cioè Ginyu col corpo di Goku, beh insomma quel casino lì e poi non mi ricordo cosa c'è, insomma vabbè, andremo avanti a vederlo, non lo so, comunque iniziava qui. Prendo questo video anche per insomma farvi, non farvi notare, come si dice? Vabbè, insomma, farvi notare, mettiamola così, che potete farmi le richieste di qualunque cosa, e proprio perché infatti gli ho chiesto vuoi che lo rifaccia, lui mi ha detto di sì. Oltre alle partite online, se volete vedere altra roba, basta chiedere, basta scrivere. Io sono qui, come lo dico sempre, e lo continuerò a dire per i prossimi 160 anni che farò video. Sì, perché io vivrò almeno 200 anni. Comunque ho intenzione di, nel senso, continuare a fare i video per voi, ecco. Quindi se avete richieste fatele, ovviamente che siano sensate, ecco. Come al solito, perché c'è chi vede per la prima volta questi video e spara giù la richiesta a casaccio. E quindi, insomma, ecco, vabbè, questo è un po' così. A breve dovremmo anche riuscire a fare, tra l'altro, il triplo commentary su una partita in modalità sopravvivenza che abbiamo fatto io e Max perché qualcuno ce l'aveva richiesto, non mi ricordo chi, ma qualcuno ce l'aveva richiesto, e quindi adesso penso che tra un po' avrete anche il triplo commentary sul canale triplo che vi invito sempre ad andare a vedere perché è vero che facciamo fatica a fare i video perché abbiamo sempre tutti gli impegni. Però insomma quando escono stavo leggendo il gesterminatore del genere umano. Quando escono i video insomma sono sempre divertenti e un po' così cazzari, senza impegno, ecco. Poi, un'altra cosa che vi volevo dire era che vi ringraziavo infinitamente perché siamo arrivati anche a 1300 iscritti. E quindi anche qui non so come ringraziarvi, cioè ormai boh, faccio un macello di iscritti al giorno, tipo 15, che ne so, e ne faccio veramente tanti al giorno e anche le visualizzazioni stanno crescendo, ormai siamo quasi a 400.000 e ah sì, ecco una cosa che volevo chiedere, io non ho capito come si fa a firmare il nuovo contratto della partnership di TGN, se qualcuno sa qualcosa, me lo può gentilmente far sapere, perché non sarò bacato nel cervello, però non l'ho capito, c'è scritto allo step 4 firmare, ma allo step 4 non c'è un modo per firmare, boh, non lo so, non riesco a capacitarmene di questa cosa e quindi sono un po' cioè nel senso incasinato, non so come fare, ecco. Tutto qui, se qualcuno mi dà una delucidazione su questa cosa gliene sarei veramente grato perché non ho idea proprio di come fare a uscirne altrimenti. Dai, vai alla massima potenza. Boh, lui è già andato, eh. Ormai, cioè, farlo adesso la modalità storia è ridicolo, farla una volta sembrava impossibile. Però ogni gioco di Dragon Ball, quando poi la rifaccio, la modalità storia, mi sembra veramente, ma veramente, ma veramente, ma veramente, ditemi basta, troppo facile. Tra l'altro, tra un po' dovrebbero iniziare a uscire delle news su Dragon Ball, immagino, no? Boh. Cioè, nel senso, ormai siamo quasi a giugno, e insomma, dovrebbero cominciare a uscire queste
queste news così su Dragon Ball, boh. Chi lo sa? Boh, si vedrà, non lo so. Lo scopriremo sul nuovo gioco di Dragon Ball. Io spero sinceramente in un Ultimate Tenkaichi 2. Se devo essere sincero, mi è piaciuto e voglio che continuino su questa linea, perché dovrebbero approfondire la modalità eroe con un Super Saiyan di secondo, terzo per dire, o anche quarto livello, che sarebbe esaltante. Dovrebbero aumentare il numero di personaggi, magari portarli a 100, dovrebbero migliorare il sistema di combattimento e non basarlo quasi tutto sulla casualità. Però, insomma, non sono io il creatore, però immagino che queste modifiche le apporteranno, perché sono abbastanza evidenti. La modalità storia è una bella idea, non è molto intrigante la storia in sé, devo dirlo. Però secondo me con qualche personaggio in più può essere fatta bene, ma poi è una sorta di Dragon Ball, non RPG tipo Skyrim o Final Fantasy, roba così, però boh, una cosa del genere, cioè impari, cresci, migliori, diventi più forte. Qui alla fine, cioè boh, sì, sblocchi le abilità, è qualcosa così, però non è, non lo so, non lo so. È bella, però va approfondita. Certo, è solo un esperimento, quindi insomma non è che gli si può chiedere di essere perfetta come cosa, però insomma tutto può essere migliorato, e quindi anche questa cosa secondo me può essere migliorata tranquillamente senza neanche uno sforzo, diciamo, eccessivo, ecco. Mettiamola così. Allora, dopo questo cosa succede? Non lo so. Andiamo a scassare Ginyu. Ah, non c'ho la massima potenza, peccato. Cos'è sta roba? Ah, adesso arriva Vegeta e fa la menata. Bravo, dai, così. Ma vattene a fare in culo. Oh, scusate, ho detto una parola che non va detta. Però, oh, mi rompe le balle, via. Uno, due, dovrebbero bastare in teoria. Per il cannone. In teoria, ma al massimo gliene faccio un altro di fila, che cacchio me ne frega. Sparisci, dai, dalla faccia della terra. Ola, andato. Magnifico, e anche Ginyu è andato. Sì, guarda, sono veramente felicissimo. Questo si salta, questo si salta, sì, tu tornate nel tuo corpo, di di da, di di do, di di di, di 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 di. Sì, guarda, veramente, sono emozionato da questo avvenimento. Adesso dovrebbe esserci. Goku riesce a riprendere possesso del suo corpo, tittà, guarda, siamo felicissimi. E adesso dovrebbe esserci Freezer, teoricamente, no? Voi che dite? Ci becchiamo Freezer? Ah, forse c'è il Freezer tutto intero. Ah, ecco, questo pezzo era difficile. Questo pezzo, se non ricordo male, era uno dei più difficili, perché era tutto insieme. Adesso non vorrei dire una cacchiata enorme, però se non ricordo male era uno dei più difficili, perché non c'era mai la pausa, cioè continuavi a usare il personaggio, te lo cambiava di volta in volta, ma c'avevi sempre meno vita. Magari dico una boiata gigante, però adesso vediamo. Ah, forse c'è addirittura il video. Non lo so, non saprei. Vabbè, tra le altre cose parliamo anche di altro. Oggi voglio parlare con un po' di tutto. Sì, guarda, sì, c'è il drago. Perché c'è il cielo scuro? Perché è improvvisamente buio? Su questo pianeta non dovrebbe essere mai buio. Vabbè, stavo dicendo. Sì, c'è il video. Lo saltiamo, ragazzi, c'è di vedere Porunga. Dai, datti una mossa però. Non è che io posso perdere i secoli per fare sto video. Non è che c'ho tutta la giornata. Tra l'altro durerà più di 15 minuti. Vabbè, allora parliamo anche d'altro. Parliamo. Di cosa parliamo? Ah sì, ecco sì, volevo parlarvi di una cosa. Tra un po', ragazzi, dovrebbe uscire. Sì, ma poi mi hai già rotto. Tra un po' dovrebbe uscire, tra un po' intendo tra 6 mesi, quindi tra un po' giusto 6 mesi, che sono 180 giorni, quindi tra 200 video miei più o meno, contando un video al giorno. No, vabbè, forse d'estate ne faccio un po' meno, però vabbè.
cosa volevo dirvi? Boh. Ah sì, che dovrebbe uscire GTA San Andreas, cioè San Andreas, GTA 5. E quello avevo tutta l'intenzione di andarmela a prendere io, perché... Ma non mi ricordo... Vabbè, tu corri di qua... Eccolo là. Ok. Stavo dicendo, no, nel senso, cosa ne pensate del fatto che carico un video al giorno? Cioè, nel senso, vi sembrano troppi, vi sembra poco? Sta cosa forse dovevo dirla all'inizio del video, perché la metà della gente magari ormai se n'è già andata. Però, scusa sta cosa, così, un'altra roba, ma anche devo correre, dai. Quella è Porunga, sì, guarda. Vabbè, stavo dicendo, cosa ne pensate del fatto che pubblico un video al giorno? Nel senso, vi va bene? Vi sembrano troppi? Di più non ne posso fare, questo escludetelo già a priori. Però nel senso, se secondo voi sono troppi, posso farne meno, diciamo. Non è un problema, ecco, non... Ne posso fare magari un... Boh, cosa ne pensate? Perché io cerco di fare un video al giorno giusto perché ho tanti giochi da seguire, ecco, Skyrim, Dragon Ball, Gran Turismo e Call of Duty, ecco. Se invece però nel senso, vi interessa fare... Non lo so, volete vedere più video di un genere, meno di un altro, non lo so, cioè, nel senso, io posso fare quello che volete, basta che me lo si dica e io lo faccio, ecco, giusto così, nel senso, me lo dite, io obbedisco, diciamo. No, vabbè, però, nel senso, sta a voi decidere tutte queste cose, quindi mi sembrava interessante. Ma io ho idea che siano saltati 2 episodi lì in mezzo, perché è impossibile, siamo adesso a tipo 13 minuti e non è quasi finito questo video, quindi non riesco a capire, contando che i video probabilmente li avevo fatti vedere, adesso li salto se no dura troppo, però penso proprio che siano stati 2 video che sono saltati adesso, non ne sono sicuro al 100%, però mi pare proprio di sì. Comunque, ah no, beh, forse sì, boh, forse se si trasforma in fretta. Sì, dai, adesso tu c'hai 50.000 di vita, ma tanto le pigli, cioè non è che hai molto da fare, guarda, eh. Guarda, sei fortissimo, cioè... Sono potente, sono molto potente, probabilmente troppo. Guarda... Non so come fare a vivere. Mi fai difendere? Ah, pieno così di difesa, eh. Cioè, veramente, sono fortissimo, avete visto? Dovrei prendere il platino anche in questo gioco, come in altri, ma non c'ho assolutamente voglia di mettermi a fare tutte le cose per... I platini sono la rovina della PS3, perché mi fanno venire veramente nervoso, perché non ce la faccio mai a farli e mi incacchio perché non riesco a farli. Perché me la devi menare? Ora del coso di Freezer. Sì, vabbè, niente, non c'è niente da fare, questo video durerà un sacco. Per tutti quelli che sono... Come si dice? Adesso ce la faccio, eh? Aspettate un secondo, adesso ve lo dico. Per tutti quelli che mi chiedevano di fare i video di più di un quarto d'ora, saranno accontentati. Perché, come vedete, sto facendo un video molto lungo. Perché sono idiota? Ah, c'ho 2 attacchi da lontano, questo non lo sapevo, come. Eccola lì, pure questi ci mancavano. Procio maledetto. Sei un frocio maledetto, quadrato. Godo. Sei 2 attacchi da lontano, para, attacca, fa un triangolo. Ciao bello, ci si vede? Ci si vede botte tutte totali, devastante, morte totale, fine. Morte totale, fine. Vabbè, il quarto d'ora l'abbiamo passato, ormai boh, farò un video di mezz'ora, cioè il video più lungo che abbiate mai visto da parte mia. Penso che... No, forse il più lungo era uno di Skyrim da boh, un quarto d'ora. No, aspetta, 18 minuti, una roba così. Però mi sa che oggi andiamo oltre, tipo. Perché devo finire quando praticamente arriva
alla forma perfetta. Cioè, mancavano tutte le trasformazioni alla fine. Mancavano tutte le trasformazioni di Freezer. Quindi adesso ce le scassiamo. Perché non... Ah, sì, va bene, dai, fa tutta sta menata, titita, Kienzan, lui lo schiva. Ah, è tornato in vita, Dende l'avrà curato, guarda, sono emozionato. Oh, lui lo schiva di brutto. Ti piacerebbe, eh? Vuoi crepare? Via. Sparisci dalla faccia della terra. Bam 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 bam. Quanto è forte Krilio. Ecco, una cosa che non ho mai capito, dicono tutti che è il terrestre più forte, però secondo me Tenzing è più forte. È l'unico che si allena almeno fino a 200 anni, capito? Mentre tutti gli altri non si allenano, cioè Krillin dopo la saga di Cell non si allena più, mentre Tenzing lo vede durante la saga di Majin Buu si è ancora allenato, sempre che si vuole mettere alla prova e tutte ste menate. Quindi insomma è l'unico che si allena fino a 200 milioni di anni come tutti i Saiyan schifosi. Ma non c'ho voglia di farti la mossa, fai questa. Spaccalo, spaccagli la testa. E va a 30.000. E vabbè, ma adesso farà un'altra volta la trasformazione dopo sta schifezzata qui, guardate, eh. Kappa Bigaku, grande mazzo. Quanto siamo? Siamo quasi a 20 minuti. Perché mi fa la mossa lui? Perché è in grado... Ah, questa è automatica, infatti non potevo difendermi. Ah, adesso Junior dice che è finito l'allenamento, adesso ci divertiamo, ti ho sottovalutato, togli i vestiti. Ti farò sentire tutta la rabbia dei Namecciani, guarda, sono emozionato. Triangolo, e vediamo se funziona. Stavolta l'ha schivato. Da dietro? No. Triangolo? E basta, l'ha schivato una volta proprio stupido fino alla morte. Andiamo di qui, a sinistra. Tac, tanta roba. E, ho notato, in moltissimi hanno risposto al video in cui avevo detto ditemi qual è il vostro, diciamo, nemico preferito, il vostro nemico più antipatico, eh. Ho notato che hanno risposto veramente in tanti, quindi mi fa piacere, ecco. Sono contento di sapere che vi è interessato quel video, ecco. Ma proprio tanti, ma poi anche adesso, cioè, tipo ogni 3-4 giorni mi arriva un commento nuovo su quel video e mi dicono qual è il loro nemico, il nemico più odiato, il nemico più amato, diciamo. E quindi sono molto contento, ma poi di tutti i tipi, c'è chi odia Rispa anche, non dire, quante ne sanno. Vabbè, dai, senti, oh là là, 70.000 di vita. Questa sì che è una menata. Distruggere sto idiota con 70.000 di vita è tanto. Vabbè, cominciamo a togliergli un 5-6.000. Boh, 6.000, dai, 5.000, 5.003. Adesso andiamo alla massima potenza. Massima potenza. Fagli già che ci sei questo. Tac. Così lui 10.000 le riperde. Cioè, potrebbe essere il primo video che supera i 20 minuti di Kappa Bigoku, ragazzi. Se non lo scasso in meno di un minuto, viene su un video di 20 minuti, assurdo. Ci potrei mettere 2 ore a caricarlo, tra le altre cose, però vabbè. Questo è un problema mio, non è un problema vostro. Boom. Boom. No, senti. Arrenditi cosa? Forse è finita. O arriva Vegeta. Quanto è bello questo attacco, povero Junior. No, piccolo, piccolo. Ancora Gon. Ma basta. Hai rotto Gon. Stancato proprio, cioè. Ce la facciamo in giù, dai, giusto per cambiare. Boom, che spacca tutto. Eh sì, e invece sì, ragazzi, 20 minuti di video, cioè. Complimenti a me, complimenti Goku, ho raggiunto un nuovo traguardo. Il primo video di 20 minuti di Kappa Bigoku è un video di Dragon Ball.
che direi che come cosa, ragazzi, ci azzecca pienamente. Se siete arrivati fin qua, vi dovrei fare praticamente un bonifico bancario di 8.000 euro, perché, cioè, veramente complimenti che ci avete fatta resistere tutto questo tempo. Come un idiota mi sono dimenticato che Gohan non fa gli attacchi, vabbè, quadrato, dai. Pieno così di quadrato. Non fa gli attacchi da vicino. Difenditi. Hai rotto le palle allora. Adesso attacca, questo sta fermo come un mongoloide. Adesso lo devo ammazzare o ce la fa? Boom, vai, dai. Sì, non vorrei andare a mezz'ora però, eh. Quindi va bene 20 minuti però. Mezz'ora mi sembra veramente folle come cosa. Vai, ammazzalo di botte, già che ci sei, 30.000 di vita, gli sono rimasti. Pam, 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 pam. Questa dovrebbe togliere, ecco, infatti, 7.500, il pianeta è distrutto. Sì, ma poi sono tutte queste scene che fanno perdere 200 ore al video, capito? Sì, dai, massima potenza. Skyrim Hello Kitty. Quante ne sa Mazzo Fuzza, ragazzi? Cioè, veramente, è un pazzo. Non so come dire, perché, cioè, come fa a scrivere Skyrim punto di domanda Hello Kitty? Cioè, boh, che personaggio, ragazzi. Ciao, dai, leviamoci dalle scatole pure questo, così concludiamo questo episodio che spero vi sia piaciuto, anche se la vedo grigia come cosa, cioè non può piacervi un episodio di 22 minuti di Dragon Ball. Tra l'altro ho parlato di tutto, di qualunque cosa, quindi immagino che non riceverò nessuna risposta perché nessuno arriverà fino a questo punto. Se arrivate alla fine vi stimo, se arrivate alla fine vi stimo, quasi quasi lo metto anche nel titolo. Se arrivate alla fine stima totale. Bakuretsu Ramma, e qua mi sa che si conclude il video, eh? Andiamo a vedere, ma mi pare che qui adesso finisca questo, poi si trasforma e quindi la parte dopo ce la dovrei avere. Andiamo a vedere. Ta ta ta, sì. Esattamente. Già, 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 adesso. Eccola qua. Va bene. Freezer si trasforma. Io, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, anche se, come ho detto, potrebbe essere un po' troppo lungo per voi. Se è così, comunque lasciate un mi piace, un commento, rispondete col commento a qualunque domanda ho fatto, anche se ne ho fatte 100.000. Iscrivetevi al canale e seguite la pagina Facebook. Insomma, ci vedremo poi con i prossimi video. Bella!